Oggi con questo regolamento si ha la possibilità di parlare di una cosa che secondo me supera, valica ed è trasversale, diciamo, va oltre queste le solite discussioni che noi facciamo rispetto ai numeri, perché oggi parliamo di diritti, soprattutto di diritti purtroppo ancora non totalmente riconosciuti, che riguarda una fascia di persone che per motivazioni, diciamo, sentimentali decidono un percorso piuttosto che un altro. Questo è un argomento, a mio avviso, non lo so, forse si sta rompendo qualche giocattolino, non si sa più che cos'è la famiglia, non lo so. Ma credo, insomma, che qualcuno faccia confusione rispetto all'atto deliberativo. Qui parliamo esclusivamente del registro delle unioni civili, non si parla né di nozze gay, né di omosessualità, né di maschi, né di uomini e di donne. Parliamo di registro delle unioni civili, che disciplina assolutamente ed esclusivamente la convivenza fra persone, siano esse dello stesso sesso oppure eterosessuale, nulla di più. Quindi non bisogna esasperare tone e non bisogna fare anche una campagna di disinformazione. Se qualcuno vuole stare assieme sotto un tetto, mica lo nega nessuno, o c'è bisogno per forza di questo registro per scrivere che stanno dentro sotto un tetto. Per me la famiglia è sacra, la famiglia. Io questo argomento lo prendo solo, a mio avviso, come una propaganda politica, nient'altro. Qui si sta facendo confusione, non è un fatto politico, sono delle scelte personali di civiltà di una città di oltre 50.000 persone. Non ci si può chiudere in certe idee che non corrispondono a ciò che è vero. Giorni fa mi ero tanto arrabbiato quando in una seduta nella Comunità Europea, Parlamento Europeo, parlavano di nozze gay e imponevano gli stati ad adottare quel regolamento. Ma stiamo scherzando? Siamo così bigotti da accettare meglio un rapporto clandestino anche tra due persone dello stesso sesso che un rapporto civilmente registrato. Nulla cambia, se ci sono due persone dello stesso sesso che vivono sotto un tetto o registrate o non registrate, a noi non cambia nulla. Io so bene che la società in cui viviamo oggi certamente non appartiene più, se devo fare una metafora storica antica, non appartiene più ai tempi medievali o se volete ai tempi preistorici. E certamente l'evoluzione della nostra società ci porta a dover considerare dei cambiamenti in termini e certe volte anche in forme che devono farci riflettere come in questo momento. Io sono favorevole all'istituzione del registro delle unioni civili. Sono favorevole perché credo che sia un segnale anche che va dato, insomma, un segnale come dire, di civiltà che va dato rispetto a certi temi che possono sembrare più o meno, diciamo, particolari. Credo che non ci sia nulla di strano nell'istituzione di un registro delle unioni civili nella nostra città, che credo, insomma, che possa anche essere, diciamo, motivo di un nuovo percorso culturale che la città possa instaurare. Non ci sono tabù, come dire, diciamo, da abbattere, c'è soltanto un ragionamento da fare in maniera molto serena, sganciandosi da tutti i pregiudizi. E siccome soprattutto in determinate sfere del vivere è opportuno che ci sia la massima libertà e ogni individuo possa esprimersi, soprattutto per quanto riguarda l'affetto, l'amore, ogni individuo debba potersi esprimere assolutamente in piena libertà. Ma qua non si parla più delle cose che stanno succedendo nel mondo, di tutte queste persone che hanno bisogno, che arrivano con i barconi. Alla Comunità Europea, in una seduta, litigano per questo discorso delle nozze gay. Permettetemi di dire una cosa, lontana, lontanissima da me l'idea, fin
figuriamoci la convinzione, che ci possa essere altro che possa definirsi famiglia per come l'ho conosciuta io e per come spero, e come è sempre stato e continui così nel futuro, che preveda le figure di un padre e di una madre. E questo non lo dico nella forma del discapito di chi vive, e certamente ha tutto il buon diritto, e figuriamoci, di chi vive condizioni di scelta personale che sono diverse da quelle che personalmente difendo e promuovo. Ma questo si inserisce soprattutto in quello che penso bisogna difendere come l'autentico e sacrosanto diritto di un bambino o di una bambina di avere un padre ed una madre. Quante persone hanno vissuto la propria vita, hanno cresciuto i propri figli senza un padre, senza una madre, magari facendo leva sull'affetto delle persone più care, della sorella, del fratello, addirittura dei nonni, e nonostante ciò nessuno si può permettere che questa non venga definita famiglia. Io sono favorevole a questo genere di interpretazione della famiglia, ma al tempo stesso sono convinto che questo Consiglio Comunale debba trattare di problemi più urgenti, magari che riguardino le nostre competenze. E qui io mi sento chiamata in causa. Anche la mia è stata una famiglia con l'assenza purtroppo del papà che è andato in cielo, però io posso dire, così come mi diceva una volta un grande amico, che è più bello avere un grande papà, però anche se assente, perché le mie figlie sono cresciute con la presenza del ricordo di tutto quello che ha fatto, di tutto quello che ha lasciato questo grande papà. Le mie figlie sanno che sono nate dall'amore grande di un papà e di una mamma. L'unione civile non intacca certamente la famiglia in senso costituzionale fondata sul matrimonio, né la famiglia anagrafica alla quale per certi versi si avvicina. Cioè, vorrei chiarire che si differenzia dalla famiglia anagrafica per il semplice fatto che l'unione civile è composta da due persone, mentre la famiglia anagrafica può essere composta anche da 10 persone. Qui in Italia abbiamo ben altro. Ci sono terremotati ancora senza case. Ci sono i Marò da 3 anni in India e nessuno ne parla. Cosa si parla? Unioni civili, nozze gay. Ma io volevo... Questa settimana ho visto... Consigliere, gentilmente non c'è niente da ridere. No, non c'è niente da ridere. No, non mi rivolgo a lei, consigliere. Io inviterei i colleghi per il futuro di mettersi nei panni dei soggetti interessati, perché se siamo un paese libero significa poter esprimere le proprie idee, e lo possono fare tutti se è un paese libero, ma al tempo stesso avere gli stessi diritti e avere gli stessi doveri. In Italia purtroppo su determinate materie questo non accade, e quindi c'è una sorta di restrizione della libertà di ognuno di noi per quanto riguarda il recepimento di alcuni diritti. È stata riconosciuta la possibilità, quindi nel rispetto della vigente legislazione, alle amministrazioni comunali di poter istituire appunto il registro delle unioni civili, ma soltanto per dare vantaggi creati dal comune. Spero di essere chiara. Nel momento in cui il comune dovesse fare un regolamento col quale si garantisce, non lo so, una prestazione ad una coppia, approvando questo regolamento si impegna a considerare coppia sia le persone unite da vincolo matrimoniale sia le persone iscritte nel registro delle unioni civili. A volte succede che ci sono persone che magari stanno poco bene, stanno in ospedale, e il compagno, nonostante sia un loro convivente da tanto tempo, non riesce a ottenere per esempio informazioni sullo stato di salute di chi sta ricoverato, oppure addirittura in certe situazioni non può nemmeno assistere chi sta ricoverato, in quanto non ha uno status tale da poterlo riconoscere come compagno o compagna di quella persona. Esiste già tutta una normativa, e ho avuto modo di parlarne in commissione, che già alcuni diritti li garantisce,
per esempio, è possibile fare degli accordi di convivenza davanti ad un notaio con cui si garantisce il convivente sia per quanto riguarda l'assistenza medica, sia per quanto riguarda gli aspetti successori nei limiti della disponibile. Quindi già il nostro Stato ha fatto dei passi avanti, diciamo, rispetto a prima. Io non posso immaginare, personalmente, e chiamatemi antico, chiamatemi come vi pare e piace, ma permettetemi nella libertà che tocca anche a me, di dire che almeno io, e dovessi essere l'ultima persona sulla terra finché avrò respiro, la famiglia per me rimane una ed una sola. Non ne conosco altre. Noi dobbiamo accettare tutte le possibili situazioni che si verificano nella nostra società, le unioni civili, dobbiamo accettare tutte come cittadini ma anche come cristiani, perché purtroppo il mondo è bello perché è vario e ci sono tante mentalità e dobbiamo accettarle, però stiamo attenti, cerchiamo veramente di tutelare la famiglia. Guardiamoci bene, perché sappiamo benissimo che fatta la legge è trovata l'inganno. Fatta la legge poi ci sono le normative, le scappatoie, i giudizi giuridici e tutto che possono portarci non so dove. Sarebbe bene ricordare e sottolineare che andando ad approvare questo regolamento delle unioni civili noi non sconvolgiamo il mondo, anche perché e permettiamo alle coppie che già vivono in una condizione di fatto come coppia di potersi registrare e di poter avere una dignità nel dirsi coppia di fatto. Ho letto una frase questa settimana sul telefonino che me la sono scritta apposta perché facevo: ma dove stiamo andando a finire? Quella frase diceva: papà, cos'è un uomo? Il papà risponde: è una persona che si assume la responsabilità della sua vita, della sua casa e della sua famiglia e si prende cura di loro. Ho capito, papà, da grande diventerò un uomo come la mamma. Attenzione, non stiamo parlando di adozioni, non stiamo parlando di matrimoni gay, non stiamo parlando di cose astronomiche, sarà poi il governo a legiferare nel momento in cui avrà la possibilità di farlo, la voglia di farlo, i numeri, ma saremo noi intanto a far uscire dalla clandestinità chi vuole essere riconosciuto con un sacrosanto diritto e sono già diritti sanciti dalla Costituzione. Grazie Presidente. Grazie, quindi mettiamo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno, il regolamento di istituzione e disciplina del registro amministrativo dell'unione civile. Che è favorevole sia seduto, che è contrario si alzi, che è assoluto lo dichiari. Favorevole Foggia, Diadema, Caiazzo, no, Caiazzo, no, Cangemi, Arena, Mauro, La Grutta, Marascia. Contrari, Caiazzo, Zizzo, Foderà, Provenzano, Giacalone Sidonia, Firenze, Giacalone Giuseppe, Impeduglia, Ingargiola, D'Annibale, Caruso, astenuti Randazzo e il Presidente. Venti presenti, 7 favorevoli, 11 contrario, 2 astenuti. Il punto numero 4 non passa.